Roberto Marolda, siamo con Liu Zi. Com'è il progetto Superstar rispetto a un progetto Ferrari o un progetto addirittura Formula 1? Sicuramente sono differenti mondi, ovviamente il Superstar è una categoria, è un pacchetto molto interessante che crea uno show veramente stupendo, mi sto divertendo tantissimo e ovviamente ha dei costi e degli obiettivi diversi. L'obiettivo della Superstar è quello di divertire il pubblico, di fare uno show spettacolare, e penso che stiamo dimostrando di poterlo fare. Ovviamente rispetto alla Formula 1 c'è una differenza abissale perché gli investimenti sono diversi, si parla di macchine a ruote coperte, la Superstar è molto più simile alla vita reale, alla vita di tutti i giorni. Quindi guidare una Superstar rispetto a una Formula 1 è più divertente, possiamo dirlo? È diverso sicuramente, ovviamente la Formula 1 ti dà tantissima adrenalina, però la Superstar mi diverte tantissimo perché è una macchina più difficile da guidare, che puoi portare al limite e con molta difficoltà e devi cercare di capire, quindi a me piace tantissimo. Senti, noi media abbiamo montato questo combattimento fra te e Fisichella, questa competizione, ma esiste? Siete amici? Come siete fuori? Io penso che al di fuori della pista si può essere molto amici, infatti con Giancarlo sono molto amico, siamo stati colleghi e compagni di squadra, quindi è bellissimo averlo qui in pista con me a Vallelunga, anzi io sono a casa sua perché lui abita qua vicino, e poter duellare in pista qui a Vallelunga, è un professionista enorme e quindi fa sempre piacere lottare contro un pilota del suo calibro. Se possiamo dirlo, è un vecchietto rispetto a te. Ha qualche anno di più, dice un vecchietto un parolone, lui ha ancora tanto da poter dire e ha fatto una grandissima carriera in Formula 1 e ho tanto rispetto per Giancarlo. Senti, progetti futuri tuoi, così ti lasciamo libero perché sarai stanco dopo questa ovviamente gara. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di tornare in Formula 1, ci stiamo lavorando, però non è facile vista la situazione generale, soprattutto economica globale, quindi non è facile, però ci sono delle chiacchiere in corso. E poi ovviamente il mondo delle ruote coperte può essere un'alternativa molto valida perché è un campionato molto professionale, che può essere quello di Superstar o anche prototipi nel WEC in casi ufficiali. Arrivare a fare Le Mans? Lo sto già facendo, un programma col WEC insieme alla Lotus, però è nell'LMP2, ovviamente l'LMP1 è il progetto principale, però ci sono tante categorie che possono dare soddisfazione e ne stiamo valutando. Perfetto, lo ringraziamo e ti lasciamo. Grazie. Saluti a voi.